Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa giacca che ho deciso di chiamare giacca fascinator. Per poterla realizzare ho lavorato due filati contemporaneamente che sono il fascinator della Mistrico, questo bellissimo gomitolo che come potete vedere ha questi luccichi dorati e d'argento, a cui ho abbinato il filato della Adrian Wool che si chiama filo Folie Mignon, e questo è il risultato. Come potete vedere, una giacca molto luminosa. Voglio farvi vedere anche altre combinazioni di colore che potete fare, ve li mostro subito, sperando di non far cadere nulla perché sono altri tre a disposizione. Abbiamo questo dove possiamo unire il panna al dorato, quindi anche questa molto luminosa, anche di più perché stiamo usando dei filati tenui, dei colori tenui. Una cosa ancora più elegante invece è unire il nero con il fascinator nero, oppure un'altra combinazione che potete fare è unire il grigio con il grigio. Altra combinazione, questa ve la suggerisco, potreste unire anche il nero con il fascinator grigio. Ora, unica cosa del fascinator grigio, scusate, del filo Folie Mignon grigio, non ne ho tantissimo, ma in descrizione vi lascio anche il link alla Alice, sempre della Mistrico, anche in quel caso un filato in microfibra che si lavora con lo stesso uncinetto, quindi se questo finisce potete usare quello in alternativa unendolo al fascinator. Ora, per quanto riguarda il quantitativo, allora, ho lavorato con l'uncinetto numero 5 e mi sono serviti 250 grammi del filato filo Folie Mignon, 150 grammi del fascinator, quindi 5 gomitoli del filo Folie Mignon, 3 gomitoli del fascinator. Ora, per una taglia M vi occorrono 6 gomitoli del fascinator, quindi 300 grammi, e 4 gomitoli, scusatemi, 6 gomitoli del filo Folie Mignon e invece 4 gomitoli del fascinator. Per una taglia L invece vi occorrono 7 gomitoli del filo Folie Mignon, ma potete restare con 4 gomitoli del fascinator. Questo perché io dell'ultimo gomito del fascinator non ne ho usato tantissimo, diciamo poco, quasi forse la metà. Quindi per una taglia M ne occorre comunque un gomitolo, ma anche del quarto gomitolo ve ne avanza. Quindi invece per una taglia L 4 gomitoli vanno più che bene. Questo naturalmente se la volete fare come me. Se invece la volete fare più lunga o più chiusa, allora in quel caso del fascinator, non tanto del filo Folie Mignon, aggiungete un gomitolo in più. Quindi questo era quello che vi dovevo dire. Per quanto riguarda la lavorazione, torno a farmi vedere da più da vicino, è una lavorazione top down. Il punto lo avete riconosciuto, è lo stesso che abbiamo usato per poter realizzare il vestito Apple, però questa volta l'ho realizzato appunto sempre, quindi tondo, per realizzare questa giacca, e abbiamo fatto anche le maniche lunghe. Io le ho fatte così lunghe che così lo posso indossare anche in inverno con sopra un bel cappotto, quindi mi sono adeguato un po' e non l'ho fatto troppo lungo, perché così se metto il cappotto sopra non esce sotto, e questo mi permetterà appunto quando vado in qualche locale di togliere il cappotto e rimanere comunque con questo sopra. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così mi raccomando mandatemi come sempre le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Incentare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E news news news, finalmente settimana prossima iniziamo con le dirette su YouTube. Entro domenica, no, entro lunedì vi farò un piccolo video nel quale appunto vi presenterò le creazioni che andremo a fare e l'orario e il giorno stabilito per la diretta. Noi quindi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacca io lavorerò insieme due filati che sono il filo Folie Mignon e il fascinator. Userò soprattutto questi due colori, ossia il filo Folie numero 48 e il fascinator numero 7. Ma come potete vedere qui ci sono anche altre combinazioni di colori. Potete unire il nero al nero, oppure questo panna che è il numero 900 con dorato, oppure se volete qualcosa di più sfizioso potreste unire anche il nero con il dorato, oppure fare la combinazione con il grigio che in questo momento non c'è qui, ma che trovate comunque disponibile. Ora, quindi, come vi ho detto, io lavorerò appunto unendo, scusate, sposto un po' così si vede bene, unendo il fascinator con il filo Folie Mignon. Si lavora con uncinetto numero 5. Io ho montato 87 catenelle, ecco, così si vede meglio, eccomi, ho montato 87 catenelle. Ora,
La lavorazione sarà divisa, sarà in top down e sarà divisa in 5 parti, 2 parti avanti, 2 per le maniche e una dietro. Per questo 87 catenelle nel lavorarlo mi dovrebbero portare una circonferenza da qui a qui di circa 28 cm, quindi uno scollo nella media, né troppo largo né troppo stretto. Per quanto riguarda una taglia M, questa lavorazione io vi consiglio a oltre i miei 87 catenelle, quindi contate già di base 87 catenelle, di andare ad aggiungere una multiplo di 4. Il multiplo di 4 è riferito ai lati. Però il mio consiglio è quello per la taglia M di andare a mettere soltanto 3 motivi in più, quindi soltanto 12 catenelle, 4 per le due parti avanti e 4 per la parte dietro, quindi per avere poi un motivo in più nella parte avanti e un motivo in più dietro, mentre i lati io lascerei così come, in modo tale che dovendo fare più aumenti voi possiate fare sempre gli aumenti senza poi avere le maniche troppo larghe, quindi le maniche montate lo mio stesso numero, cioè fate come faccio io, ma i motivi in più, quindi le 12 catenelle in più, le mettete soltanto o nella due parti avanti nella parte dietro. Se avete però bisogno di aumentare ulteriormente perché lavorate con un centro molto più piccolo, allora in quel caso aumentate non solo di 12 catenelle ma molto di più, quindi andate a fare, contando che ogni motivo è di 4 catenelle, montate più catenelle per avere due motivi nelle parti avanti, due motivi dietro e uno in più per i due lati. Quindi 4 e 4 8, 8 e 8 16, più altri 8, quindi altri 6, altri più altri 8, più altri 4 e 4. Ok, per una taglia L invece io vi consiglio in questo caso di andare a mettere sempre solo un motivo in più per la parte avanti e dietro, un motivo, quindi due parti avanti e parti dietro, e un motivo in più per i lati. Anche in questo caso, per non avere lo scollo troppo grande e poter procedere tranquillamente a fare gli aumenti fino agli scalti senza che vi vengano le maniche troppo larghe. Quindi nel vostro caso sarebbe 4, 8, 12, 16, 20 catenelle in più per avere un motivo in più per lato. Ok, quindi a questo punto possiamo iniziare la nostra lavorazione. I giri che andremo a fare sono soltanto 2 e andiamo a fare il nostro primo giro e realizziamo. Scusate, mi tiro un po' il filo così non vi disturberò troppo, speriamo. E andiamo a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, salto la prima delle catenelle iniziali, vado nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta, una maglia alta nella catenella successiva, per un totale quindi di 3 maglie alte. Catenella di separazione, salto una catenella e di nuovo vado a fare un gruppo di 3 maglie alte. Per la parte avanti, nel mio caso, devo andare a fare 3 gruppi di 3 maglie alte. Per la taglia M e L che avete aumentato, di gruppi ne dovete fare 4. Quindi catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare il mio ultimo gruppo, sempre di 3 maglie alte, una in ogni catenella. Ok, perfetto. Mentre, ripeto, per la taglia M e la taglia L dovete andare a fare un motivo in più. A questo punto, catenella di separazione, andiamo a fare il nostro primo angolo. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte. 1, 2, 2 catenelle di separazione, rientro altre 2 maglie alte. 1 e 2. Catenella di separazione, salto 2 catenelle e adesso ci troviamo nella parte della manica. Anche per la manica dobbiamo andare a fare 3 gruppi di 3 maglie alte, mentre l'unica che ne deve fare 4 è la taglia L. Quindi saltiamo 2 catenelle e andiamo a fare la nostra prima maglia alta, catenella successiva, seconda maglia alta, catenella successiva, terza maglia alta. Catenella di separazione, di nuovo 3 maglie alte, una, saltando sempre una catenella di base, quindi 1, 2, 3, catenella di separazione, ultimo gruppo. Questo vale sia per la taglia S che per la taglia M, mentre per la taglia L è andata a fare 4 gruppi.
e a questo punto dobbiamo fare di nuovo il nostro angolo, quindi catenella di separazione, saltiamo 2 catenelle e andiamo a fare 2 maglie alte, quindi 1 2, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte, 1 2. Adesso catenella di separazione, saltiamo 2 catenelle, dietro dobbiamo andare a fare 6 gruppi di 3 maglie alte separate da una catenella, mentre taglia M e taglia L dovete andare a fare 7 gruppi, quindi io ne devo andare a fare 6 per una taglia S, taglia M e taglia L ne andate a fare 7. Perfetto, io ho fatto quindi i 6 gruppi. Mi raccomando, taglia M e taglia L ne dovete fare 7. Andiamo a fare il nostro terzo angolo. Saltiamo 2 catenelle, andiamo a fare 2 maglie alte, 1 2, 2 catenelle, rientriamo altre 2 maglie alte, 1 2. Siamo nella manica e di nuovo quindi dobbiamo andare a fare 3 gruppi di 3 maglie alte, mi raccomando catenella di separazione, mentre la taglia L ne deve andare a fare 4, quindi salto 2 gruppi e vado a fare 2 maglie alte, 3 maglie alte, catenella di separazione, salto una catenella, secondo gruppo, quindi 1 2 e 3, catenella di separazione, terzo e ultimo gruppo, 1 2 e 3, catenella di separazione, scusatemi, e quindi dobbiamo andare a fare il nostro ultimo angolo, quindi salto 2 catenelle e andiamo a fare 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo 2 maglie alte. Ora io mi ritrovo di nuovo nella parte avanti, quindi catenella di separazione, e devo andare a fare il mio ultimo gruppo di 3 maglie alte, mentre mi raccomando la taglia M e la taglia L devono fare 4 gruppi. Quindi ho fatto 2 gruppi, devo andare a fare l'ultimo, salto sempre una catenella e vado a fare le mie ultime 3 maglie alte. Se vi trovate qualche catenella in più, come nel mio caso che devo sbagliato a contare, sfilatela normalmente senza che andate a sfilare tutto, sfilate semplicemente le catenelle di troppo in questa maniera molto molto facile. Ecco qua. Ok, perfetto, quindi adesso possiamo andare a fare il nostro secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione, rientriamo dentro la maglia alta o vi alzate con una catenella e andiamo a fare una maglia bassa. 3 catenelle, entriamo nell'archetto di una catenella e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. E ci troviamo nell'angolo e andiamo a fare 3 catenelle. Entriamo nell'archetto e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle, rientriamo nell'archetto e facciamo una maglia bassa. E si continua così quindi per tutto il giro. Quindi 3 catenelle, si va nell'archetto di una catenella, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, siamo di nuovo nell'angolo, quindi maglia bassa. 3 catenelle, rientriamo maglia bassa. 3 catenelle e si va nell'archetto successivo. Si continua così per tutto il giro. Vi farò vedere come terminarlo e come si ricomincia a fare il primo giro. Vedete, si nota già la nostra divisione. Allora, sto terminando il secondo giro, come vedete ho fatto tutta la lavorazione, quindi vado a fare le mie ultime 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Mi giro con la lavorazione e quindi ricominciamo il secondo giro e andiamo a fare in questo caso, e questo è il giro che va sempre ripetuto, mi raccomando, insieme al secondo, quindi 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Nell'archetto in questo caso andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2, perché la terza l'abbiamo fatta all'inizio, quindi la prima.
catenella di separazione. Adesso invece procediamo, 3 catene maglie alte in ogni archetto, quindi 2 e 3, catenella di separazione, archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte, archetto di separazione, catenella di separazione, archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte. Come potete vedere, i gruppi di 3 maglie alte a noi sono diventati 4, taglia M e taglia L dovrebbe essere diventate 5. Catenella di separazione, mi trovo nell'angolo e nell'archetto dell'angolo vado a fare le mie 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella e si ricomincia da capo, quindi 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Catenella di separazione, archetto successivo, 3 maglie alte. Siamo nella parte della manica e in questo caso non avremo più 3 gruppi, ma ne avremo 5. Perché abbiamo l'angolo sia da questa parte che da quest'altra parte. Io sto facendo il terzo gruppo. Naturalmente anche la taglia M si troverà lo stesso numero nostro, mentre la taglia L se ne troverà 2 in più rispetto ai 4 di prima, quindi io ne ho 3 e adesso ne ho 5, chi ne ha 4 ne troverà 6. Quindi ultimo gruppo, sempre 3 maglie alte, e vi faccio rivedere l'angolo. Quindi catenella di separazione, si entra nell'archetto, 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, si rientra altre 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi questi sono i due giri che dovremo sempre andare a ripetere. Nel giro successivo naturalmente ci troveremo di nuovo maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, quindi qui nell'angolo di nuovo maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa nello stesso angolo. Unica cosa che voglio dirvi è che quando finirete anche il secondo giro, scusate, anche di nuovo il primo giro, nell'ultimo archetto qui dovete fare 2 maglie alte e la maglia alta finale, quindi la terza, va fatta sopra la maglia bassa del primo giro e poi si ricomincia a lavorare normalmente il secondo giro e si procede a fare gli aumenti fino ad arrivare agli scalfi. Io naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto 2 giri e poi vi farò vedere come andare a procedere per poter fare la lavorazione del corpo della nostra giacca. Dunque, io ho ripetuto i giri per 6 volte, quindi 2 giri per 6 volte, e questo mi ha permesso di arrivare, piegando e mettendo già i marcatori, a una altezza della mia, dei miei scalfi di 17 cm e ad una larghezza di circa 43 cm. E per il mio fisico questo va più che bene. Ora, per le taglie M, io direi che dovete andare a fare almeno 8 motivi, quindi ripetete i 2 giri due volte, per altre 2 volte, io ne ho fatte 6, quindi voi 8, questo per una taglia M, ma anche 9 a seconda di quanto volete larga la vostra giacca, mentre per una taglia M L consiglio di arrivare almeno a 10, quindi calcolate sempre di fare degli aumenti rispetto a me. Lo scalfo deve essere largo perché dobbiamo comunque fare una manica larga in modo che sotto possiamo indossare dei pullover o comunque delle maglie un po' più pesanti. Detto ciò, quindi io ho messo il marcatore, naturalmente il marcatore sono andata a metterlo nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio sia avanti che dietro da entrambi i lati. Adesso vi faccio vedere come iniziare naturalmente il nostro giro, come procedere poi quando si arriva al marcatore. Quindi io adesso vado a lavorare normalmente, continuo a lavorare sempre con l'uncinetto del numero 5, quindi vado sempre a fare le mie 3 catenelle che sono la prima maglia alta e le 2 catenelle e le 2 maglie alte all'interno dell'archetto. Quindi catenella di separazione, procedo normalmente fino ad arrivare appunto al mio marcatore e lì vi faccio vedere come passare appunto dalla parte avanti alla parte dietro. Eccomi qua, sono arrivata al mio marcatore, come potete vedere qui ho l'angolo, qui ho l'altro angolo e qui ho l'archetto di 2 catenelle e procediamo in questa maniera. Dobbiamo sempre andare a fare 3 maglie alte, ma le faremo così. La prima maglia alta la facciamo nel ventaglio che abbiamo sul davanti.
la seconda maglia alta entriamo sia nell'angolo nel lato avanti che nel lato dietro. Scusate, tolgo il marcapunti così vedete meglio. Ok, quindi io sono entrata avanti e con l'uncinetto sono uscita in quello dietro e vado a fare una maglia alta. E la terza maglia alta la vado a fare solo nell'archetto dietro. In questa maniera abbiamo creato appunto il nostro scalfo e abbiamo chiuso la lavorazione. E quindi poi catenella di separazione andiamo a lavorare normalmente, quindi sempre andando a fare 3 maglie alte in ogni archetto, separate naturalmente da una catenella. Io adesso lavoro quindi la parte dietro e poi, arrivata di nuovo all'altro marcapunti, vi faccio rivedere come andare a fare la nostra lavorazione, quindi a chiudere lo scalfo e a lavorare poi solo ed esclusivamente, almeno fino alla lunghezza desiderata, della nostra giacca o cardigan. In realtà devo ancora decidere quanto fa la lunga. Sono arrivata al mio secondo marcapunti o marcatore, come lo vogliamo chiamare, quindi lo vado a togliere e vado a lavorare come prima. Faccio la maglia alta nell'angolo, quindi nell'archetto dell'angolo del dietro, prendo il filo, entro nell'angolo del dietro, entro nell'angolo del davanti e vado a fare una maglia alta. E poi passo a fare la maglia alta solo nell'archetto dell'angolo del lato avanti. In questa maniera abbiamo di nuovo terminato abbiamo di nuovo chiuso il nostro scalfo e possiamo continuare a lavorare normalmente come abbiamo sempre lavorato. Questo ci permetterà appunto di non fare più l'angolo, quindi di non andare a fare gli aumenti per poter crescere ancora la lavorazione e di fare sempre solo i 2 giri, perché noi qui faremo sempre maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa, quindi non faremo più alcun aumento. Mi raccomando però, se qualcuno ha bisogno di fare un aumento perché lo vuole ancora un po' più largo sui fianchi, può naturalmente fare in questa maniera. Quando va a fare qui, cioè tenete presente di fare sempre gli aumenti lateralmente, mai avanti o dietro, quindi lateralmente, potete fare in questa maniera. Quando andate a fare di nuovo i gruppi di 3 maglie alte, nell'archetto qui, quindi andando scendendo nell'archetto laterale delle 3 catenelle, andate a fare 2 gruppi di 3 maglie alte separate da una catenella, sia da questo lato che naturalmente da quest'altro lato. Questo per chi vuole allargare un po' la lavorazione, e naturalmente potete sempre andare a lavorare con un uncinetto più grande, però se dovete fare un aumento giusto per averlo un pochettino più largo, io vi consiglio di fare una cosa del genere e poi tornare a lavorare normalmente sempre una maglia bassa, 3 catenelle, una maglia bassa, in modo da separare i gruppi di 3 maglie alte. Quindi questo è il consiglio che vi do: se dovete aumentare, andate a fare 2 gruppi di 3 maglie alte in uno stesso archetto e separate da una catenella, in modo tale che nel giro successivo avete appunto questo aumento. Io invece adesso continuerò a lavorare questi 2 giri, vi dirò quante volte sono andata a ripeterli, quindi sempre il primo giro con le 3 maglie alte e il secondo giro con le maglie basse e l'archetto, e una volta finita la lunghezza della mia giacca andremo a fare la lavorazione per le maniche. Ho terminato di lavorare la lunghezza della mia giacca e ho ripetuto i 2 giri per 22 volte, quindi dagli scalfi fino a sotto ho ripetuto i 2 giri per 22 volte, e per me come lunghezza va benissimo. Voi naturalmente potete farla anche più lunga. Non ho fatto alcun tipo di aumento, ho continuato a lavorare dritto, quindi non sono andata a fare degli aumenti. Adesso quindi possiamo passare a lavorare le maniche. Per realizzare la manica io lavorerò sempre i 2 filati insieme, sempre con l'uncinetto del numero 5, quindi mi aggancio qui sotto dove ho la divisione, vedete qui ho l'archetto, qui ne ho un altro, qui invece dove ho fatto la divisione mi aggancio qui e vado a fare le mie 3 maglie alte. Quindi andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, che sono la prima maglia alta, prendo il filo, un'altra maglia alta, prendo il filo, un'altra maglia alta, e poi vado a lavorare normalmente catenella di separazione e in ogni archetto di 3 catenelle vado a fare le mie 3 maglie alte.
e continuo così per tutto il giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il secondo giro. Sto terminando il giro, ho fatto il mio ultimo gruppo di 3 maglie alte, entro dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. A questo punto inizio il secondo giro, rientro dove ho fatto la maglia bassa e ne vado a fare un'altra. 3 catenelle e vado a lavorare normalmente. 3 maglie basse, 3 catenelle, successiva maglia bassa. Questi sono i due giri che abbiamo. Termineremo facendo una maglia bassa e qui andiamo a fare altre 3 maglie alte, quindi i due giri che dovremo fare sono sempre questi. Io naturalmente vi dirò quante volte ho fatto il giro, voglio fare una manica lunga questa volta, quindi alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto i due giri. Allora, ho terminato la manica e ho ripetuto il giro, i due giri, per 21 volte. Adesso vado a fare anche la seconda manica. Allora, ho terminato anche la seconda manica. L'unica altra cosa che ho fatto è stata quella di cucire un bottone al bordo in modo da chiudere la mia creazione. Quindi anche questa giacca è terminata.